Allo stadio Renato Curi di Perugia si affrontano la formazione umbra ed il Palermo, test precampionato per i rosanero impegnati tra 7 giorni contro il Modena, un modo per impegnare il turno di riposo per la squadra allenata da Andrea Camplone. Giuseppe Iachini lancia Maresca dal primo minuto in una mediana comprendente anche Barreto e Verre nel consueto 3-5-2, terminali offensivi sono Dybala ed Hernandez. Arbitra l'incontro Stefano Giovane di Grosseto, che fischia in questo istante l'avvio della partita. I rosanero provano subito a pungere al terzo cross di Pisano dalla sinistra, colpo di testa di Abel Hernandez, copre Rivez, è costretto ad un difficile intervento sul colpo di testa da parte del numero 11 rosanero. Il Perugia in Fabinho, l'uomo più pericoloso in questa circostanza, impegna severamente Samir Uicani, che deve respingere in questo modo la conclusione dell'attaccante della squadra perugina. Il Palermo prova a spingere con Edgar Barreto sulla destra, il tiro cross del capitano Hernandez si scontra con copre Rivez in maniera fallosa secondo l'arbitro. Verre aveva comunque mancato il tapine, proprio Valerio Verre che imposta servendo Claudio Terzi, lancio in profondità di Terzi, un esempio delle verticalizzazioni chieste da Iachini ai suoi giocatori. Coprivez però riesce ad anticipare Abel Hernandez su un calcio d'angolo. Eros Pisano ha una buona chance ma manda il pallone alto. La migliore occasione invece per il Perugia di tutto l'incontro la collezione ancora Fabinho, che centra il palo alla sinistra di Samir Uicani con questo sinistro davvero potente, che però centra il legno appunto alla sinistra del portiere kosovaro del Palermo, che poi prova a rendersi pericoloso su azione d'angolo. Ezequiel Muñoz prova a sfruttare un'errata uscita di Coprivez, che però rimedia in qualche modo. La formazione rosanero nel finale ha un gol annullato sul lancio di Valerio Verre a Abel Hernandez in sospetta posizione di fuorigioco. Le immagini non chiariscono del tutto i dubbi. Ancora Valerio Verre protagonista nel finale, su suggerimento di Maresca la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo, l'ultima occasione del primo tempo, perché sul seguente corner Coprivez esce bene in uscita e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Girandola di cambi nella ripresa, un secondo tempo molto spezzettato come in tutte le amichevoli. In particolare nel Palermo entrano Kyle Lafferty e Fabio Daprelà. In questa circostanza escono Eros Pisano e Paolo Dybala. Poi la formazione perugina ad avanzare, c'è un'azione confusa, Eusebi controlla il pallone in aria, questo sinistro sporco che termina sul fondo non di molto. Il Palermo però trova la via della rete, splendida davvero la verticalizzazione di Enzo Maresca, il suo primo assist in maglia rosanero. Edgar Barreto con un tocco che beffa il portiere Stillo sul secondo palo, trova la via della rete, trova il gol che porta in vantaggio il Palermo. Il capitano ringrazia i tifosi rosanero arrivati in Umbria e poi festeggia con i compagni. Il Perugia prova a rispondere, ma in questa circostanza è attento Ezequiel Muñoz a spedire il pallone in calcio d'angolo. Nel finale le due occasioni principali saranno del Palermo. Prima però c'è spazio per l'ingresso di Genaro al posto di Enzo Maresca, per lui 67 minuti, un assist e tanti palloni interessanti per i compagni. Dicevamo delle due occasioni nel finale per il Palermo, prima un tiro potente ma impreciso di Kyle Lafferty, poi Davide Di Genaro prova ad approfittare di un errato rinvio di Stillo, ma il suo pallonetto risulta fuori misura. Il Palermo batte dunque 1-0 il Perugia in questo test precampionato, indicazioni molto positive e confortanti per Iachini a 7 giorni dalla sfida contro il Modena.